Benvenuti in questo nuovo video del gioco della vita. Quest'oggi cambio di mappa, andiamo sul Lande Algide o qualcosa del genere, non mi ricordo più come si chiama. Comunque c'è la neve, quindi a tema per questo periodo e sembra veramente carinissima. Se me Ferri si sta contenendo ad urlare per la mappa. Posso dire una cosa? Sì? La vedi solo tu con la neve. Davvero? No! Per quello eravamo zitti e non dicevamo nulla. No! La vedi solo tu. Ma che tristezza. È molto triste. Raga, però ci fidiamo, dai, che bella la neve. È molto carina, lo giuro. Mi fido, certo. No, ragazzi, guarda che bello. Guarda quanta neve c'è. Mi stanno prendendo in giro, va bene, va bene. Allora, a quanto pare tocca a Nat partire. Cosa sceglierà? Come sempre, ok, però è veramente carina la mappa. Che peccato, c'è la gente che sta sciando. Sta facendo un sacco di cose carine. Fan 6, forse ci arrivi all'università. Forse sì. Secondo forse me diretto sì. Alla sì, laurea, sì. Yes. Preciso. Per una volta la combinata giusta. E ora vediamo. No, raga, all'università c'è un pinguino con il cappello. C'è un pinguino con il cappello. What? Non potete capire. Vai, vediamo che lavori ti capitano. Possiamo capire. Secondo me è roba da 100.000. Cosa scegli? Raga, non so che cosa fa. Vai, prendo questo qua. Io avrei preso quello. Io penso allora, che farò carriera, io stavolta studio. Davvero, Marci? Perché? Voglio cambiare. Così voglio cambiare oggi. Non lo so, mi è sembrato poco conveniente, carriera. Raga, non funziona la ruota, non so che dirvi. Okay. Ce l'hai fatta? Hai rischiato il 3. Potevi andare sul 3. Ma non si laurea. Per uno. No, per uno. Ma io non ci credo. Accampati sotto le stelle. Ci sta. Ci sta, che sono finisce i soldi. Va bene. Università. Top, prendetevi i miei 100.000, non importa. Allora, voglio almeno un lavoro da 150k oggi. Addirittura. Sì, sì, zecchi così. Lo so, Nat, sono d'accordo. Infatti il massimo che avrò è 100k, lo so già. Allora, no, ok. Ma scalatore, dai! O allevatore. Allevatore di perché pinguini. Alla mappa è nevato e quindi anche i lavori a tema. Ma che schifo. Io farei l'allevatore di pinguini. Vabbè, che c'è il cavolo. Tra ma bellissimo lavoro. Ma no, ma mi interessano i soldi. Ma lo voglio anch'io quel lavoro. Ma dai. Attenzione però, che numeri alti oggi. Supera tutti. Prende lo stipendietto. Prende i soldi. E va. Allora, destino. Signori, sono pronto a pagare le tasse. Ok. No, secondo me le tasse. Casa. Non gira la ruota. Tasse. Ma raga, è buggato. Ma è buggato. Giuro che è buggato. Ogni volta ti fa pagare le tasse. Ma che destino è? Ma ho pagato le tasse a un pinguino. Dai, faccio anche università, mi avete convinto. Forever alone. Ovviamente guadagnerà più di me. Secondo me a tipo cosa 150.000 mi esce, ma. No, esagerato. Oh, 120 così. 120. Ingegnere robotico lo può far chiunque tranne Steph. E ha fatto un numero altissimo. Vabbè, di nuovo. Al momento sono quella che è andata peggio, Steph, quindi non ma ti lamentare troppo. Adesso non paga le tasse. Tasse. No, lui non le paga, Nat. Non le paga. Diamogli ste tasse, dai. La casa. Ancora meglio, capito? Già una la proprietà. Casa. Oh, non ci posso credere. Però no, costano. Aspetta. 200.000 180. Beh, conviene quella la casa sulla spiaggia, scusami, no. La casa sulla spiaggia da me è una cupola di vetro. No, da me è una casa sulla spiaggia, quindi va bene. Vabbè. Prendo la casa sulla spiaggia, dai. Casa nel resort c'è la neve. Che bella spiaggia. Vai. Vabbè, a me serve fare un 1 in realtà. Quindi vabbè, quando non mi serve. No, 10 no. Guardate, quando non mi 10 serve 10 quando hai una casella è brutto, Posso andare avanti? Sì, perfetto. Ah, vedi che Ferri è più intelligente? Esatto. Vai, cuoco. Allora, no, non voglio fare il cuoco. Perché? No, progettista di video. Bene, cioè, vuoi guadagnare 20k in meno? Ma io non so cucinare. Voglio fare i videogiochi. Stiamo facendo il roleplaying qua. Seguo il mio cuore. Sto facendo roleplay. Lo sapevo. Ma no. Ma io non ho parole. È scriptato sto gioco. Sì. Sono d'accordo. Però va bene. Attenzione. Vado comunque allo stop. Riuscirà il nostro eroe per una volta ad avere almeno un animale? Un micetto. Allora. Ma ce la faccio a girare. Oggi sembra più buggata del solito, io lo dico, No, guardalo. Dai, raga, non va. Ok. A posto. Dai, Steph, clicca.
Pere, sono disperato. Lo so, però devi essere 30.000, Pere. Disperati velocemente. Vado in luna di miele, vado in debito, non mi interessa nulla. Prima di sposarmi sono già in luna di miele. Ma come? Vabbè. Meno 70.000. Quando resti a corto di denaro, la banca ti congelerà un prestito per ogni 50 capi a cui hai bisogno. Tuttavia, ogni prestito che raccogli farà diminuire il punteggio finale se non lo no. Ai. Aspetta, ne devo prendere due. Ho fatto una scemenza. È ovvio, Steph. Vabbè. Doppio stipendio. No, che sfiga, però. Infatti. Vendi ora per altri tentativi. Vendi le tue case. Ok, ma quindi se le vendo ti prendi un botto di soldi. Esatto. Oppure fai due di felicità. Vediamo. Ok. A quanto te la fa vendere? Vediamo, ci sono le buste. Apri. Una la devi aprire, scegli bene. Ok. Prezzo massimo 400, quindi vediamo. Posso aprire fino a due buste. Ah, okay. 400. No, vabbè. No, vabbè, raga, cioè, dai, vabbè. Su. No, perché no, stiamo giocando? Non lo so. Ma perché non guardiamo Marci che gioca da solo tanto? Cioè. Anche lui va proprio sereno, tranquillo. No! Addio, no, sta avendo un po' di sfortuna oggi, Nate. Cosa sceglie? Io farei la lezione di chitarra, esatto. Sì, per prenderti la conoscenza. 4 di conoscenza. Sono super intelligente. Esatto. Almeno nei giochi. Questo, sai che me l'aspettavo troppo soprattutto. Ce l'ha data gratis. Fede può cambiare lavoro. Vediamo. Ma perché è l'unica? Ah, io cercherei un altro lavoro. Sfida la fortuna, Fede. Non avere paura. No, io sfida la l'aumento. Fortuna. Dai. Raga, allora sfida la fortuna. Se mi capita qualcosa di brutto me ne vado. Fede, sono io quello sfortunato. Guarda, 90.000 e comunque 2K in più. Facciamo 20. Così e via. Allora, skippiamo le tasse, matrimonio. Ok, vai, sono pronto. Questa volta, secondo me, mi porterà fortuna così. Andiamo. Come on, come on. Che diventiamo ricchi. Oh, mi compro casa. Vabbè. Così continuo con i debiti. Allora, vai, compra. Debiti. Raga, vi dico quali vedo io realmente. Casa mulina d'acqua. E caverna dello Yeti. Che vediamo, è una hit incredibile. Noi vediamo monolocale. Raga, e casa ecologica. Ho comprato la caverna dello Yeti. Vado in debito di non so quanti soldi. Di cioè, troppo, Steph. Io finisco sotto un ponte oggi. Non puoi, costavano troppo ste case. Allora, un debito. Due debiti. Tre debiti. Raga, finisce in bancarotta sicuro. No, ma io penso che alla fine li tolga solo dei punti. Se sì, non... sì, ma gliene toglie tanti con tutti questi debiti. Cioè... Steph, basta. Bene, non posso scegliere fin quando non torna più. È un esperimento sociale, Fede. Puoi capire. Vediamo cosa che succederà. Succede, esatto. No, comunque c'è qualcosa che non va. Guarda come supera tutti, va sulle tasse però! Bello paga così. Le tasse! 110.000! Ti sei scelto le tasse care. Ragazzi, sono felice. Almeno un po' di felicità. L'equilibrio si è un po' ristabilito. Sì. Che scelta fai? Continuo a perseguire il mio sogno di fare la famiglia dei Michetti. Ancora, non ti arrendi? No, non mi arrenderò mai. Bene. Ma cos'è questo 3? Tasse! No, pure! Quanto pago? 70.000, vabbè. Ragazzi, ma è andata tutto male. Comunque l'unico che non paga mai tasse è Marci. È impressionante sta cosa. Non finisce mai nelle tasselle giuste. Allora, arriva all'ennesimo stop. E io questa volta al posto tuo sceglierei di nuovo casa. Quindi investimento. Eh beh, se stai facendo tutto sui soldi, ormai. Però un po' me ne sono pentita. Avrei dovuto scegliere l'altra. Anche scelta. Io, Fere. Vabbè, Fere, cos'è che vuoi di più ancora? Cioè, no, perché potevo puntare a fare il massimo nell'intelligenza. Lo intende per la ruota e ti sei andata a 100k in due tasse. Secondi. Tasse. Ah no. No, vabbè, no, figuriamoci. Figuriamoci. È immune. È immune. C'ha proprio lo skip diretto lui. Allora, a sto punto. Io farò investimenti. Sì, io vado a comprare case e mi faccio il debito da 10 milioni. No. No. Come me, Steph, ma che abbiamo io e te oggi? Oggi. Ogni volta giochiamo a sto gioco. Io lo disinstallo io sto voglio gioco. Solo una famiglia piena di gatti e non riesco neanche ad avere quello. Ma allora, cosa stai chiedendo chissà che cosa? Gira per vincere, vai. Datemi sti 80.000, su, da bravi. Vince a notte. Non è quello dove gira. Grazie. Ah, perché meno male. 80.000. Prossimo turno. Io devo fare o 2 o 4, ragazzi. E allora 3.
5. Hai schippato tutte le case? Tutto. Guarda le tazze! È incredibile sta cosa. È incredibile. È veramente indecente. Allora, sposati. Posso sposarmi, raga? Seconda chance. Ma dai! Ma per cosa siamo andati a fare l'altro ramo se lui si sposa così? Ma non è giusto! Ragazzi, ma facilissima questa cosa. Detto, è buono, sì. Ma schippo tutte le case? O forse l'altra? Forse una la becchia. Fammi prendere questa casa, sì! Debiti! No, vendi, no? La vendi un milione! No. No, Steph. Compro casa mulina d'acqua, Steph, andiamo! Vendi! Non va bene così! Oh, mio Dio. Ragazzi, l'avrebbe venduta un milione. Ma che stai a fare? Allora, cosa faccio adesso? Beh, io continuerei a puntare i soldi, tanto ormai abbiamo imparato da te. Sai che in realtà forse voglio provare a fare corso online? No, perché se no ci sono vai pure là, vai in continua life, ok? Io lo farei. Ma lasciatelo scegliere. No, anch'io mi fido di Steph, cosa fai? Io farei corso online. Sì, con così almeno becco le tasse. Anch'io. Perché fai talmente tanti soldi. Infatti. Che vinci di soldi. Attenzione. Allora, secondo me adesso passa a 150k lui. Forse Vediamo. Anche un po' di più. Forse anche un po' di più. 160! 160! Mamma mia, ragazzi. Numero fortunato, raga, il 10. 10! È passato dall'1 al 10, due estremi. E ha fatto 1. Skippa. Forse... Cane. Gatto. Nessuno mai capito. No, che poi capita mai il cane. Gatto. C'è Loki. Ha troppa felicità sto ragazzo. Sì. Cioè, gli doveva andare male qualcosa. Cioè, io non sono per niente d'accordo. Skippa le tasse almeno. Ok. No, ma davanti al coso no, però. Allora, vai, vendo una Puoi casa. Puoi vendere. Oddio. Allora, vendo la caverna dello Yeti. Vai. Pesa, eh. Per un palaccio come me non è poca roba. O prendi questo e ti tenti il milione. No! No, vabbè, 657.000 non è male comunque. Ho preferito. A me piace così, va bene così. Sì, ma erano almeno ho avuto il coraggio, Pere. Va bene, fai quello che ti pare, la tua vita. Studiare. Life. Io vado a sinistra. Vai dove vuoi. Ci sta, però... ci sta perché lui ha tanta istruzione, vero. 200.000 è tanto. Ci può stare. Ah, ci sta, secondo me. Allora, fatemi capire, alla destra cosa posso trovare nella mia vita? Un solo stipendio invece che due. Una sola possibilità di comprare un'altra casa, mentre lì potrei avere la fortuna di andare sul lavoro, la casa invece sta dopo. Corso online, spendiamo sti 100.000, tanto ho speso più di quanto ho guadagnato ad oggi, non è un problema. Dai, almeno 150.000. Dopo che ho avuto il lavoro da fallito tutto il 200. Tempo. 200. Wow! Bello, scienziato no, artico. Bellissimo. Ma è bellissimo. E torno io sull'1 come numero fortunato. Ah, bello. Che bello. Grazie. Eccolo qua il 7. Io te l'ho detto, Fere, il 7 esce sempre. Continua a farmi un botto di soldi. Non è che vado sul lavoro, però? Sì. Sì, mi sa di sì. Raga, sto diventando ricchino, eh. E no, io mi aumento a 220. L'aumento è difficile trovare un lavoro che ti faccia fruttare più soldi. Non è che ora Steph, tipo seconda, sta facendo girare la ruota in tutti i sensi qua, eh. Nessuno ha riso. No. Vai a finire, tranquillo, fine. Tranquillo. Altra guarda. Io non ho capito perché a sinistra si dovrebbe andare, lo sapete? Cioè, infatti non vado a sinistra. Allora, se a sinistra ci sono tipo tre paghe e tre tasse, capirei. Ma c'è cioè, la ruota sono lì, ti tasse. Fa pagare poi le tasse, quindi che senso ha? Non mi è chiaro. Ok, vediamo. Cosa mi esce. Prendi un'alpaca. Un'alpaca, oh mio Dio. Devo prendere un'alpaca. Ho obbligato moralmente di prendere un'alpaca. Si becca i suoi bei 200k. C'è istruzione. Vabbè. Anche nate da 220k. 10 di conoscenza. Sono mega intelligente io. Qua proprio la cervella di esclusiva. Sì. Grazie. Prendo il gattino forse. Mi sa che uno vi va bene. Ho un milione. Sì. Anche se c'ho mezzo milione allora, di debiti. Allora se mi capita un cane quitto. Ok. Ma no, non quittare, dai. Sì, Nino. Non almeno ha mai trovato felice. Camille, Fere. Almeno sono felice. 4. Ma non riesco ad arrivo davanti alla fine, mi sa. Davvero?
No, ah no. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ha fatta. Però quindi lui entra già adesso in pensione. A parte che 250, raga, questa volta ha dato 2 milioni. Sì. No, dovete vedere che bella la pensione. Un castello di ghiaccio. Io non so se fare lista dei desideri, raga. No, faccio pensione. Faccio, me la gioco di soldi. Sì, sì, sì. Qua se inizi ad aver fortuna, che noi ci mettiamo molto, giri anche tipo 3 volte. Sì. Infatti, vabbè, io ci metterò un po', sono indietrissimo. Vabbè, io se arrivo però... Aspettate. Eccoli qua, 100k! Pure. Io credo che abbia stravinto March. Aspetta, vediamo, perché lui se fa lista dei desideri magari... E che aspetta, fa? Però sto a 1 milione. E che fa con lista dei desideri? Non può superare né in felicità né in ricchezze, puoi vincere. So chi devo fare pensione. Ma fatemi scegliere quello che vuole. Vai. Qualcuno ti sta dicendo qualcosa. Sei libero. Sei in mezzo alle renne e sei nella slitta di Babbo Natale. È appena passata una Ferrari. Allora, hai capito, vedi? Tira. Ah. Ne ero pure. Cosa mi gliene dà tutte e tre. Ah no, scelta. Scelta. Okay. Ma tanto di intelligenza sto già bene. Sì, farai il cuore. Quanto sono indietro ancora? Quanto avete finito in fretta? Infatti. Oh. 10. Il gioco sta avendo Soldini. Pena di noi, Steph. Ok. E arrivo fino a qui. Ok, okay. Azione, fammi vendere l'altra casa, ti scongiuro, grazie. Allora pesa, casa ragazzi. Mulino d'acqua. Ma andiamolo! Accidenti. Andiamo così. 4, 5, 6, 7, 8. Sì, è la casa. Casa. 600. What? Okay, che faccio? So compri. Io la comprerei, però forse non riuscirei a rivenderla. 180, 200. Quindi la casa su spiaggia, esatto. 180. La cupola sì, di vetro. Sì, perché? La cupola di vetro, scusa. Boh, ci sta. No, è la perché casa costa di resort di meno. Questa. Ma io avrei preso l'altra. Non costa troppo e va bene. Vabbè. Fede sta cercando di rubarmi pure le ricchezze. Ma che devo fare? L'unica cosa in cui sono primo. Ma io lavo solo i gatti, non è colpa mia. Uff. Vai. Mi stava portando Iella. Allora, devo dire che per avere tutti i debiti che ho, andare oltre i 2 milioni, adesso da pagare i debiti, non è male. A questo punto, allora, in felicità potrei battere Fere. No, non rompere. Vai. Dai, Steph, che noia che sei. La gioia nel mio fallito. Cuore. Tanto Fere, io fallito. Tanto io non faccio non nero. Fallito. Ora faccio rosso. Rosso, no, rosso, nero, rosso. Nero, easy. Niente. Ripari. Con la nuvoletta triste. Lo meriti. Fere, ti prego per l'amor del cielo. Un bel 10, per favore. 8. Dai, è finita finito. Secondo me. 1, 2, 3, 4. Al pelo, eh. Vai. Sì. 100k per Fere. Che vita triste. Puoi vendere? Sì, vendo. Ah, ok. Quindi ti fa vendere anche se arrivi alla fine. Però forse è solo una, magari. Ah, io ci provo. No, non era questo. Ah, non ne posso scegliere altri? Solo una qua, ok. Ok. Quindi è questa la differenza. Ok. Vai, metti pensione a caso, tanto. Sì, tanto. Ormai è finita, quindi. Bene, sei andato nel castello di Frozen. Bello. Vai, gira. Poi osso, Fere, ti prego. Tutu. Yes. Raga, allora sono che arrivato Fere a 1 milione. Milione all'ultimo. Ho finito la mia vita con dignità. No, allora, primo Marci. Secondo me non è detto, perché Fere ha un sacco no, di cose. Primo Marci. Ho il dubbio tra me e Nat e secondo. Allora, sui soldi. Guardate i punti. Guarda come tengo. Guardate i punti. Bene così. Ok. Totale attributi. L'ansia della fine. Ragazzi. No, ragazzi, mi è andata malissimo. Bonus 400 punti. Bonus 400 punti. Bonus 400 punti. Però le io pago tasse! Le tasse. No. No. Avresti dovuto. Io e Nat siamo in pareggio poi. Grazie a tutti. Steph, avresti dovuto rimanere. Perché non li hai ripagati? Sono imbecille. Avrebbe vinto, ragazzi. Ragazzi, non si potevano ripagare, li ripaghi qua. Esatto. No, ma se tu vendevi quella volta la casa subito. Esatto. Non cambiava nulla.
No, beh, c'ha ragione lui, forse. No, no, funziona così, funziona così. Vabbè, sono migliorato di una posizione, mi accontento. Tanto con Marcio non si può vincere. Raga, ci fermiamo, io penso che non giochiamo più. Perché, esatto, basta. Ho detto, vabbè, la prima volta è una coincidenza, la seconda volta non è più una coincidenza. Il gioco ce l'ha con me e con non i pinguini. Non c'è due senza tre. No. Sotto, come sempre, con voi altri video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao. Ciao.